Allora, il motto del Panathon Club è Ludis Iungit. Quando nel 1951 Ludovico Foscari tirò fuori questo motto per il Panathlon, non so se probabilmente ha pensato proprio a San Giovanni Bosco, che univa con il gioco e con le attività sportive i ragazzi senza chiesa e senza scuola. Oggi, se digitiamo Ludis Iungit e chiediamo le immagini, però non viene fuori San Giovanni Bosco. E allora abbiamo creduto di porre attenzione a questo motto e al mondo salesiano che agisce appunto con il Ludis Iungit nell'anno gerardiano e per quello che Augusto Bertazzoni ha dedicato. Senz'altro, perché ce n'è anche bisogno, nonostante siano passati tanti anni, secoli, c'è necessità ancora di rivalutare il motto del Panathlon, ma soprattutto quello di San Giovanni Bosco, perché è lui che l'ha inventato, il Panathlon. Facendosi anche a quella idea e anche allo spirito del nostro cattolicesimo democratico, anche aperto, diciamo, abbiamo fatto proprio come Panathlon nel 1951, al momento della fondazione, questo motto che è confacente proprio a riportare la nostra cultura originaria, quella cultura cattolica, con il mondo dello sport, che era all'epoca un poco disatteso. San Giovanni Bosco diceva una frase che mi è molto cara: il giovane è proprietà di chi prima ci arriva, se ci arriva il bene sarà un ragazzo buono, se purtroppo lo sfiora il male purtroppo non sarà una persona adeguata. Allora qui ci deve essere l'intervento da parte della comunità, perché non è questione solo di famiglia, è la comunità intera che deve essere educativa ed educante. Ecco perché vedo l'oratorio, che è un luogo dove questi giovani possono trovare un punto di riferimento solido, con persone, non solo maestri, ma testimoni dei grandi valori. E vorrei soprattutto ricordare Monsignor Bertazzoni, è stato uno di quegli 8 ragazzi che offrì al Signore la sua vita purché San Giovanni Bosco superasse la malattia. Comprendete la generosità dei giovani quando trovano bravi educatori? Ce la curiamo, che questo monito arriva anche nella società di oggi, dove i nostri giovani hanno bisogno di questi maestri e testimoni. Come amministratore e come assessore alla cultura io sono molto contenta e lieta di poter patrocinare questo tipo di eventi, non solo perché nella cultura rientra tantissimo l'idea dello sport, ma anche perché recuperare i nostri valori identitari, così come verrà fatto questa sera nel convegno che verrà presentato sulla figura dei salesiani, San Giovanni Bosco, è importante per la nostra popolazione, è importante per l'intera città. Nell'ambito del mio assessorato alla cultura utilizzo molto un brand, che è quello della città verticale, proprio per questa idea di verticalità, di studio introspettivo. Allora, noi, seguendo Don Bosco con il suo insegnamento, noi abbiamo formato e formiamo gli alleno educatori, cioè non solo allenatori ma educatori soprattutto. Lo sport è visto come fase di sfogo, che può essere contrasta la strada. Quando io sono nato a Montreale c'erano 2 strade, il parco con la droga e le palestre, il conero. Io e molti dei miei amici abbiamo scelto lo sport, molti hanno scelto l'altra strada, però noi dobbiamo dare l'alternativa ai ragazzi, perché se non hanno alternativa non possiamo dire che la colpa è loro.